questa mi sembra una cosa fantastica, perché la fondazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova, che siamo nell'ospedale più antico del mondo che esercita la professione dove è nato, l'ospedale di Leonardo, dove Leonardo veniva a fare le sue dissezioni, cioè c'è una storia incredibile. Quando soffro, io chiamo le tre suorine perché sono troppo simpatiche queste infermiere oblate, io mi sono innamorato anche di loro. La storia mi ha intrigato per venire qua, ho detto non posso non fare questo lavoro in un posto lì, però voi avevate già detto deve essere un esempio per tutti, cioè noi vogliamo parlare della professione infermiere non tanto in quanto infermieri del nostro ospedale basta, ma in un senso più allargato. Indispensabili è forse l'aggettivo al plurale che più descrive il ruolo degli infermieri, del personale sanitario, dei medici, dei capi reparto, insomma di quelle figure che hanno affrontato e hanno attraversato uno dei momenti più difficili della nostra storia. I nostri angeli, i nostri eroi, l'abbiamo detto e lo ripeto fuori dalla retorica del peso di queste parole. Io credo davvero che il lavoro di Massimo Sestini fermi nel tempo un pezzo della storia della nostra nazione, del nostro paese, ma anche della nostra Firenze, perché siamo nell'ospedale di Santa Maria Nuova che compie 632 anni, è un complesso ospedaliero di grandissima importanza e rilevanza per la nostra città, per tutto il territorio toscano e per il territorio nazionale in generale, perché davvero è stato un luogo simbolo della nascita, della cura, di questa dedizione, passione per aiutare i malati. Ecco, questo è successo anche nell'attraversare la pandemia da Covid-19, quando Massimo Sestini mi ha chiamato, io non ho potuto che pensare di portare questa mostra in Palazzo Vecchio. Cioè, credo che la responsabilità di chi amministra sia quella di andare incontro alla nostra storia, fermando nel tempo anche attraverso la narrazione di quei grandi narratori dell'immagine come Sestini è. Quindi saremo alle 3 in sala d'arme, saremo insieme ai professori, al presidente che saluto e ringrazio della Fondazione Santa Maria Nuova, saremo insieme all'artista e saremo insieme ai tanti infermieri che hanno aiutato i nostri amici, i nostri parenti. C'è chi ovviamente ha sofferto sulla sua pelle
l'arrivo di questo brutto virus così doloroso, così pandemico, così feroce, e queste persone sono davvero gli angeli del nostro tempo, così li abbiamo, come dire, raccontati, tributati forse è un po' forte come termine, perché è una vera e propria mostra che racconta una narrazione di quello che è stato, di quello che è stata la passione e l'amore per il proprio lavoro, per il proprio ruolo all'interno degli ospedali. Quindi grazie all'artista e grazie a Santa Maria Nuova, che è un ospedale straordinario che ha capito subito l'importanza di questa operazione. Anche questa struttura, anche in questa epidemia, Santa Maria Nuova è stata protagonista, come è stata protagonista nei secoli passati. Oggi compie questo ospedale 732 anni che assiste i fiorentini in questo posto. È il più antico ospedale italiano ancora in funzione nei luoghi di fondazione. Ha anche questa caratteristica che le oblate ospedaliere, le suore che ancora sono presenti nell'ospedale, furono fondate insieme all'ospedale, quindi hanno 732 anni. Una grande storia di sanità, ma anche di umanità e di cultura nel centro di Firenze. Certo, la epidemia coronavirus ci ha messo a dura prova, nessuno ci aveva detto la gravità e la complessità della cosa, però devo dire che in pochi giorni siamo riusciti a riorganizzare. Questo ospedale è diventato un ospedale praticamente tutto dedicato ai malati Covid, dall'intensiva alla subintensiva alla degenza ordinaria. E abbiamo fatto squadra, medici ed infermieri, tutti insieme. E devo dire che questa mostra con queste foto rappresenta bene questi importanti momenti. Sì. Sì, segni di un presente, che spero rimarrà un futuro per tutti noi, perché l'emozione che lasciano questa professione è veramente latente nel mio animo, quindi non cambierà per molto tempo, e spero che attraverso queste immagini chi passa in questo corridoio rimanga colpito e possa riflettere su alcuni aspetti della propria vita in maniera abbastanza trasportata. Qualcuno ha parlato di cinismo, come ti sei approcciato con l'oncologia? Il cinismo l'ho messo da parte, ho detto devo raccontare quello che è il loro lavoro, loro lo affrontano non cinicamente, quindi ho preso esempio e mi sono lasciato trasportare dalla squadra, mi sono sentito un membro della squadra a tutti gli effetti e quindi ho potuto non essere cinico. L'immagine ha la fotografia è una cosa che non ha l'immagine televisiva e che non ha la scrittura, non importa leggerla, non importa tradurla, cioè ha un linguaggio universale, se ti tocca l'animo con l'emozione diventa latente, quindi è un messaggio che rimane. Quindi io ho semplicemente cercato di riprodurre quello che vedevo, ho detto se riesco a fare una copia di quello a cui sto assistendo forse riesco a trasmettere quello che sto provando. Da una prospettiva lontana, zenitale, come ci sei entrato proprio all'interno di una situazione, nell'occhio del ciclone di questa pandemia? Esatto, sono entrato dentro, addirittura ho fatto delle cose come questa che sono il contrario dello zenit, azimutale, da sotto in giù, però mi sono trovato dentro uno scafandro, dentro una tuta, una maschera, gli occhiali, eppure attraverso queste cose riuscivo a percepire l'emozione che provavano sia i pazienti sia gli infermieri. E devo dire è stato come fare un bagno dove ti senti completamente immerso, però in qualcosa che ti dà una sensazione positiva e che ti insegna a vivere meglio. Ecco, emozioni che tu hai trovato, immagino anche dei pazienti che hai visto e poi sono andati via, insomma, quindi cosa ti ha lasciato questa esperienza? Guarda, per contro mi ha lasciato tanta serenità, cioè ho capito che tutti i problemi che io ho in questo momento della mia vita sono in nulla rispetto a problemi molto più immensi, e questo è una condizione sulla quale tutti noi dobbiamo riflettere. Secondo lei le strutture sono state adeguate? Le strutture sono adeguatissime. Qui hanno fatto i miracoli, hanno saputo cambiare la configurazione dell'ospedale, hanno affrontato i momenti più bui, sono molto molto elastici, non solo di carattere ma proprio la struttura, quindi reputo che la professionalità abbinata all'elasticità, che non è quel format da avere i paraorecchi come i cavalli, i paraocchi come i cavalli e non guardare solo lungo la tua strada ma guardando oltre, e per di più ho imparato che in questo periodo gli infermieri
sanitari hanno fatto un cambiamento fondamentale, cioè hanno capito che erano l'unico trade union tra il malato solo, abbandonato, che non poteva vedere né sentire nessuno, e loro che avevano questa incombenza in più, e quindi si sono trasformati letteralmente. Un trade union che sì. Sì, sì, sì. È un po' uno schiaffo ai tanti, alle migliaia di persone che ritengono ancora oggi, come hanno fatto nei giorni scorsi a Piazza Santa Croce, che il Covid non esiste. Bisogna fare una riflessione sul giornalismo e sulle fonti del giornalismo. Questo è puro. Allora, qui mi sembra di essere tornato all'epoca di quando il viaggio sulla Luna era solo un film inventato dagli americani, o come i terrapiattisti dicono che la terra sia piatta, cioè stiamo con i piedi per terra, siamo vittima del virus più potente della storia, ci ha decimato buona parte degli abitanti del pianeta, non possiamo far finta di niente, i medici, gli infermieri ci insegnano che l'attenzione e la guardia va comunque portata avanti, quello che è successo in Piazza della Signoria è proprio l'emblema di quanto a livello popolare si sia ciappone, si vede che le persone non sono state toccate direttamente, e chi invece ha lavorato e lavora qua dentro ci insegna al contrario. Ringraziamo il cielo di essere fortunati, di essere qui e poterlo raccontare, facciamocene una ragione, cominciamo a imparare a dire che non è vero, che questo virus c'è, esiste ancora, finché non sarà decimato da un vaccino potente dobbiamo starci molto attenti. Nasce l'idea di rappresentare il lavoro dei nostri sanitari, gli infermieri in particolare nell'emergenza coronavirus, e rappresentarlo nella cosa più importante che fa un ospedale, è assistere gli ammalati. Quindi come si assistono, come si è vissuto l'assistenza agli ammalati, che è la cosa più nobile che c'è dentro a un ospedale. E la mostra con Massimo Sestini ha accolto benissimo questi aspetti tecnico-professionali, perché ci vogliono, ma anche umani e di dedizione, che traspaiono benissimo da queste foto. Questo ospedale poi naturalmente ha una storia talmente grande, 732 anni compie oggi, quindi chi lavora qui lavora meglio, si sente parte di una grande storia, quindi diciamo tutta la sua attività ha più senso che da altre parti, ma questa mostra e questo libro di immagini può essere preso e dedicato a tutti i nostri infermieri, a tutti i nostri sanitari italiani. Qui in ospedale avrebbe un accesso molto limitato, anche se è molto importante che chi viene qui dentro possa vedere la mostra. E quindi abbiamo, d'accordo con Tommaso Sacchi e con il Comune, siamo riusciti a allestire una mostra parallela alla sala d'arme di Palazzo Vecchio, che rimarrà aperta in parallelo a questa fino ai primi di luglio. Io consiglio a tutti di andare a vederla perché è un'emozione forte. Come sta reagendo l'ospedale di Santa Maria Nuova all'emergenza coronavirus? Come è andata? Che cosa vi aspetta? Ma è andata bene, nel senso che noi siamo riusciti a fare squadra e nessuno ci aveva detto che era una cosa così complessa e così grave, però noi siamo riusciti a fare di necessità virtù, abbiamo riusciti a mettere in campo tutte le nostre professionalità insieme. Ecco, devo dire, la distinzione medico-infermieri è un pochino sfumata, a un certo punto si è fatto squadra tutti insieme, c'erano i problemi dei dispositivi di sicurezza all'inizio che c'erano pochi, quindi ci siamo ingegnati, c'erano problemi che mancavano le varie strumentazioni, e siamo riusciti anche attraverso le donazioni alla Fondazione Santa Maria Nuova di avere a tempo utile anche queste strumentazioni, quindi alla fine è stata un'esperienza forte ma positiva e con successo. Un'emozione molto profonda, un cambiamento di vita per conoscere delle persone che dedicano la loro professionalità a un mestiere che è sempre sotterraneo, che non ha luci che lo mettono alla ribalta, e quindi riuscire a vivere con loro per raccontare la loro professionalità era come andare 20.000 leghe sotto il mare e stare in questo fluido sconosciuto ai più. Un'emozione che mi rimarrà per molto tempo. Quando cominci a cambiarti, a vestirti anti-Covid, a entrare nei reparti più pesanti, cominci a vedere scene che ho visto nella mia vita per tantissimi anni, ho girato il mondo, ne ho viste di cotte e di crude, credevo di essere vaccinato. Questa volta invece ho incontrato chi era come me, cioè innamorato del proprio lavoro e che viveva della soddisfazione della propria professionalità, perché sapeva anche che serviva al prossimo.
Io so che il mio mestiere serve a raccontare agli altri quello che ho la fortuna di vedere e che può servire a cambiare la vita di altre persone, quindi è un'esperienza che è difficile da raccontare, che è solo un'emozione veramente profonda. Ora, come descriverlo? Allora, la foto che vedete qui è stata praticamente fatta, avete visto, anche senza mascherina, quindi esprime proprio tutto il volto che ora non siamo nemmeno più abituati a vedersi, a volte non ci riconosciamo nemmeno. E quindi un volto di entusiasmo, di fierezza, di quanto abbiamo passato, perché siamo riusciti tutti insieme, operatori sanitari, infermieri, medici, a creare un gruppo, quindi un'equipe tutta insieme ad affrontare quello che è stato il Covid-19 all'interno del presidio e all'interno poi di tutta quella che è la nostra, il nostro lavoro quotidiano. Mi piace quando li chiamano eroi? No, eroi non è la parola che, cioè, va per la maggiore ora, ma non ci sentiamo parte di eroi. Siamo definiti forse meglio indispensabili, come ha scritto e ha intitolato la mostra fotografica Massimo, in quanto indispensabili infermieri, in quanto abbiamo dato il nostro operato che facciamo tutti i giorni all'interno di questa emergenza Covid. La parola eroi no, o siamo eroi tutti i giorni non solo nell'emergenza Covid. C'è un momento in cui si sente di ricordare e di scrivere quella che è stata l'emergenza coronavirus qui a Santa Maria Nuova? Allora, l'emergenza qui a Santa Maria Nuova appunto è partita quasi da prima, a Firenze siamo stati il primo ospedale e quindi la nostra sensazione, la nostra paura è nell'affrontare un male sconosciuto, un male che fino ad ora non avevamo nemmeno i mezzi per curarlo, e quindi ci ha un po' sconvolto quelle che erano le nostre vite professionali, ma che siamo riusciti poi tutti insieme a compattarci e a fare il meglio del nostro lavoro, e quindi siamo riusciti ad essere tutti coesi in questa situazione. Allora, un momento solo è un po' restrittivo per rappresentare tutto il periodo. Devo dire che ci sono stati vari momenti, in particolare ci sono momenti che sono relativi al personale sanitario, alcuni invece sono relativi al paziente. Il paziente, in particolare un'immagine, anche un ricordo in particolare, è che non poteva vedere i familiari e quindi questo creava un disagio enorme. Per quanto riguarda gli operatori, tutti i momenti potevano essere rappresentativi della difficoltà che stavamo vivendo, ma anche dell'impegno costante. Dal momento in cui si prendeva servizio non c'era poi modo di uscire fino a quando non arrivava magari il cambio. E questo, dovendo essere anche tutti vestiti con i dispositivi di protezione individuale, ha creato non poche difficoltà anche operative. L'unione e la voglia di riuscire e di raggiungere l'obiettivo, che era curare le persone e possibilmente farle guarire, ci ha sicuramente aiutato a portare a termine questo lavoro. Questa pandemia, questa emergenza sanitaria ha contribuito in qualche modo a rivalutare quello che è il ruolo dell'infermiere? Allora, io credo di sì. Forse un po' di timore che si possa dimenticare questo periodo c'è. Non credo che possiamo dimenticare però quello che è stato l'emergenza, quello che è stato fatto dagli infermieri durante l'emergenza, e quindi probabilmente anche la considerazione a livello sociale potrebbe essere stata
modificata, ecco, da questo periodo. Sono volte di 9 metri, qui sembrano piccoline, ma quando uno è lì, guarda le persone, gli occhioni, esatto, poi ti vedi proiettare. No, che quello che chiamano. Dimmi un attimo come sei in arrivo. E questa è la stessa di un letto, c'è 34. Vai, fammi dritto dritto. Un bravo ordine è rimasto. È rimasto, è rimasto. E loro che si abbracciano. Questo è sintomatico dello spirito di squadra. È la storia dell'ospedale. Passa da lì a qui. C'è arte, c'è storia e c'è assistenza tuttora. Ancora non sono capito.